Buongiorno a tutti, bentornati su Punto e Virga in tempo per inaugurare un nuovo filone dedicato alle grandi battaglie della storia, e in particolare della storia contemporanea. Che però saranno affrontate non tanto da una prospettiva militare, nel senso che io non sono uno storico militare, una categoria che secondo me ha anche qualche difettuccio di metodo, bensì dal punto di vista politico principalmente. Non perché non ci interessi sapere come è andata, perché ha vinto Tizio piuttosto che Caio, ma perché è importante, a mio parere, proprio per quanto riguarda le battaglie considerate grandi, comprendere quali sono state le cause e quali sono state le conseguenze. Cioè, qual è stato il significato politico di una vittoria o di una sconfitta in quelle determinato tangente Quindi, questo sarà un po'. Il punto di vista che adotteremo. E specificamente parliamo della battaglia di Svushensky, a circa 80 anni di distanza da quel 24 agosto 1942. E qui è evidente che dal punto di vista militare parliamo di uno scontro regimentale quindi tra poche migliaia di uomini, tutto considerato, in un contesto in cui c'erano milioni di soldati da entrambe le parti che si stavano muovendo, si stavano scontrando. E tuttavia è passato alla storia come una delle battaglie che hanno segnato la storia militare italiana. E questo dipende essenzialmente da ragioni politiche, come vedremo, e coglieremo l'occasione soprattutto per considerare qual è stato il ruolo della cavalleria e specificamente la cavalleria italiana nel XX secolo, un periodo in cui popolarmente si pensa che la cavalleria non avesse più nulla da dire. E in particolare, anche nel contesto dell'intervento italiano in Unione Sovietica tra il 41 e il 43. Il mio cavallo, a narici calde, 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 calde. muscoli tirati e sangue. La cavalleria è stata per migliaia di anni una delle componenti fondamentali dell'arte della guerra. Tuttavia, dall'Ottocento in poi il suo uso comincia a declinare, in particolare per tutta una serie di Innovazioni tecnologiche che portano a un'intensità di fuoco molto maggiore da parte della fanteria e quindi viene meno l'uso frontale della cavalleria, una funzione di sfondamento come tipico della cavalleria pesante, per rimanere legata a quelle funzioni fino ad allora tipiche della cavalleria leggera, come la ricognizione, l'avvolgimento, l'alleggerimento oppure l'impiego come fanteria montata che poteva spostarsi rapidamente grazie ai cavalli, ma combatteva a piedata. E questo vale infatti nella prima guerra mondiale, dove lasciando da parte il fronte occidentale, dove nei primi mesi ci furono ancora scontri tra le opposte cavallerie, ma chiaramente la guerra di trincea non consentiva un impiego di questo tipo. E non a caso diversi Cavalieri, mi viene in mente Francesco Baracca o Manfred von Richthofen, poi passarono all'arma aerea. Tuttavia, invece, in ambito coloniale e sul fronte orientale, dove gli spazi erano molto più ampi e chiaramente anche la logistica più complessa e la condizione delle strade molto minore, il cavallo continuò a essere utilizzato anche in ambito operativo. Non a caso. I britannici in Medio Oriente avevano una forza provvedentemente montata, per non parlare poi anche, insomma, diciamo, l'Impero Russo aveva una lunga tradizione di cavalleria, legata in particolar modo ai cosacchi, e infatti nella guerra civile russa la cavalleria fu impiegata ancora in maniera abbastanza preponderante fino ad arrivare alla prima armata di cavalleria di Budoni, che era una delle principali formazioni dell'Armata Rossa nel 20 e che si distinse la battaglia di Varsavia o di Komarov dove si scontrò con la cavalleria polacca, altro paese con una lunga tradizione in quest'ambito, uscendo ne sconfitta. E dall'inizio del secolo, ma soprattutto dal primo dopoguerra, emerge un altro fattore che è stato determinante e direi decisivo per la fine della cavalleria, ovvero la motorizzazione e meccanizzazione dello sforzo bellico. Un processo che non è stato però uniforme né nei luoghi né tantomeno con i tempi, e soprattutto ovviamente per l'ambito logistico, ambito spesso sottovalutato ma cruciale: già la prima guerra mondiale si è calcolato che il 75% delle perdite tra i cavalli era avvenuta lì fuori della battaglia, quindi di malattia o di esaurimento. E ancora nella seconda, i tedeschi, che sono considerati a livello popolare l'epitome della guerra corazzata e meccanizzata, una grande potenza industriale, cosa non del tutto esatta, avevano fatto un uso smisurato dei cavalli in carne rossa per la propria macchina logistica. Per esempio l'operazione Barbarossa. Prevedeva oltre 600.000 cavalli inseriti nelle divisioni tedesche, grosso modo tra i 2.500 e i 6.000 e passa cavalli per ogni divisione. In tutta la guerra ne utilizzarono 2.750.000. Però anche sul piano operativo, non di meno, la cavalleria continuò a essere utilizzata, anche qui soprattutto. In ambito coloniale, quindi ovviamente in territori molto vasti dove le possibilità di sostenere mezzi corazzati erano molto limitate, ma anche in tutto il fronte orientale, che chiaramente che qua aveva delle caratteristiche tali da rendere più conveniente l'uso della cavalleria, tutto sommato. E non a caso, proprio all'inizio della guerra. La cavalleria polacca, che qui è stata un po' mitizzata, non caricava davvero i tali armati, però fece ampio uso della propria cavalleria. Ci furono circa 16 cariche nella campagna di Polonia, da quella di Croianti nel primo settembre, e ancora l'ultima carica fu condotta a Schoenfeld il 1 marzo del 1945 da reparti polacchi dell'Armata Rossa. E quindi anche se gli alleati invece ne fecero un uso molto ridotto, l'ultima carica per gli Stati Uniti è stata il 16 gennaio del 1942 a Batan nelle Filippine e il 21 marzo del 1942 a Tongo in Birmania per l'impero britannico. Mentre i tedeschi ne fecero un ampio uso, ma come abbiamo detto soprattutto logistico. La cavalleria fu impiegata in particolare in realtà da reparti di SS, da reparti collaborazionisti di Cosacchi e adoperata soprattutto nei Balcani in operazioni antipartigiane, nonché da alcuni alleati della Germania come l'Ungheria, la Romania, ma anche l'Italia, che ovviamente non avevano una effettiva meccanizzazione delle proprie forze armate così come i giapponesi e i cinesi ne fecero ampio uso, in particolare nel nord della Cina, appoggiandosi tra l'altro alla cavalleria mongola. E lo stesso vale soprattutto per l'Unione Sovietica, che aveva rivalutato i cosacchi dopo le iniziali persecuzioni e adoperò nel corso della guerra ben 3 milioni e mezzo di cavalli, che qua circa 3.000 a divisione sul piano logistico, ma anche circa un'ottantina di divisioni leggere di cavalleria riunite in corpi che poi nel corso della guerra si svilupparono in gruppi meccanizzati di cavalleria che avevano mezzi blindati, motorizzati e cavalleria tradizionale che operavano congiuntamente fino ad arrivare all'ultimo uso nell'agosto del 1945 con la cavalleria mongola che marcia su Pechino. Dopo la fine dell'esercito giapponese in Manciuria, quella vita che volevo, io me la prenderò, il mio nemico si nasconde. Si nasconde. La Cavalleria italiana fonda le sue radici agli anni 90 del 600, quando il Piemonte è impegnato nella guerra della Grande Alleanza contro la Francia e quindi crea i primi reggimenti dei e propri di cavalleria che hanno il battesimo del fuoco, la battaglia della Marsaglia nel 1693 e poi soprattutto la battaglia di Torino nel 1706 quando il duca Vittorio Medio II grida a Moame Dragon e guida la sua cavalleria contro le forze francesi liberando la sua capitale. E ancora successivamente la battaglia della Guastale nel 1734, quella del Tidone nel 1746... Metà Settecento ormai il Piemonte diventato regno di Sardegna, può vantare due reggimenti di cavalleria pesante, tre di dragoni, e poi un quarto leggero, cioè con meno squadroni, di dragoni in Sardegna. E specificamente il terzo di questi reggimenti è proprio il Savoia Cavalleria, fondato il 23 luglio 1692. E le sue tradizioni risalgono proprio a questo periodo a partire dal simbolo dei rami recisi l'antico motto secta et ligata reflore fa riferimento al fatto che nel 1701 il reggimento era stato disarmato dai francesi dopo l'ennesimo cambio di fronte da parte dei duchi savaudi e poi però ricostituito con lo stesso personale oppure all'episodio la battaglia di Torino con quel portaordini ferito mortalmente e da cui la cravatta rossa che porta il reggimento, che aveva portato notizie della vittoria al duca Vittorio Amedeo, che allora aveva pronunciato le parole Savoia, buon novelle, cioè Savoia, buone notizie. E ancora furono loro che alla battaglia d'Aguastalla per primi utilizzarono il nome della dinastia come grido di guerra, poi Savoia diventerà il grido di guerra delle forze italiane fino al 46. Nel 1814, dopo la parentesi dell'occupazione napoleonica, vengono riorganizzate le forze sarde, la cavalleria articolata su sei reggimenti, due dragoni, due di cavalleria, due di cavalleggeri. Vengono create le batterie a cavallo nel 31. E nel 1850 si arriva a una distinzione tra la cavalleria di linea, che poi sono i quattro reggimenti storici di Dragoni, cioè di fanteria montata, inizia il Piemonte il savoia e savoia il Genova, e cinque reggimenti di cavalleggeri, e quindi destinati a quelle mansioni di ricognizione o di avvolgimento a cavallo di cui abbiamo parlato prima. E comunque la cavalleria partecipa a tutte le battaglie risorgimentali dell'esercito regolare sardo e poi italiano, anche lo stesso Savoia si distingue a Pastrengo, a Goito, a Novara, a Custozza. E nel 1871, dopo aver assorbito anche quelle unità formate da volontari, come le guide garibaldine o anche la personale militare degli altri stati preunitari, come i lancieri di Firenze, e si arriva così a ha una ventina di reggimenti, 4 di dragoni, 6 di lancieri, 11 di cavalleggeri, che vengono aumentati di numero nei decenni successivi, in particolare all'alba della prima guerra mondiale, quindi nel 15, ci sono ben 30 reggimenti di cavalleria, 4 di dragoni, 8 di lancieri, 18 di cavalleggeri. Qui poi andrebbe aggiunto il 19 Squadrone Sardo impegnato in Albania, nonché appunto il reggimento, a cavallo formato nel 1887, le famose Voloire, e vengono appunto organizzati questi reggimenti in otto brigate, a loro volta raccolte in quattro divisioni più una brigata impegnata sul fronte albanese, più altri reparti assegnati ai corpi d'armata o altre grandi unità. E in realtà la cavalleria italiana si distingue soltanto alla fine della guerra, in particolare con le cariche di alleggerimento a seguito della rotta di Caporetto per cercare di rallentare l'avanzata austriaca, come sul tagliamento, ma soprattutto la battaglia di Pozzuolo del Friuli, 30 ottobre 1917 ancora oggi la festa della cavalleria, in cui gli italiani subiscono perdite molto gravi, ma riescono a rallentare l'avanzata nemica, e poi di nuovo nell'offensiva finale, ci sarà la carica di San Pietro Novello, in provincia di Treviso, il 19 giugno 1918, ma in fin dei conti, alla fine del conflitto, la cavalleria viene in parte smobilitata. Quindi vengono ridotti i reggimenti sciogliendo quelli più recenti, qui nel 20 abbiamo 4 dragoni, 6 lancieri e 9 cavalleggeri. Il periodo tra le due guerre è dominato dal dibattito sulla meccanizzazione della cavalleria e l'ascesa dell'arma corazzata. Da tenere conto che in quel periodo. I carri armati erano distinti tra i carri da fanteria, che erano molto pesanti, molto lenti, molto armati, e avevano un ruolo di sostegno diretto ai reparti di fanteria, mentre invece i carri di cavalleria erano meno armati, più leggeri, ma anche più veloci, quindi avevano un ruolo simile a quello storicamente svolto dalla cavalleria. E nel Regio Esercito, i carristi nascono come specialità della fanteria. Nel 27 sono nel 34 vengono creati dei gruppi squadroni di carri veloci. Ciascuno di questi 5 gruppi è composto da 4 squadroni, da 15 carri per un totale di 60 carri leggeri. Ovviamente stiamo parlando del carro veloce 33, la cosiddetta scatola di sardine, la tre tonnellate, senza neanche un cannone, armato con mitagliatrici. Un mezzo che ebbe un grande successo per la sua possibilità di impiego anche in terreni molto difficili e quindi in particolare da paesi in via di sviluppo, ma che a pratico non era un vero carro armato. E questi cinque gruppi furono impiegati due... Il quarto e il quinto, la campagna d'Etiopia, ma questi gruppi furono sciolti già all'inizio del 1936, prima della fine della guerra. Gli altri tre erano destinati alle divisioni celeri, ciascuna di queste tre divisioni celeri era formata da due reggimenti di cavalleria, un reggimento di bersaglieri, motociclisti o comunque autotrasportati, un reggimento di artiglieria celere, ipotrainata o motorizzata e un gruppo di carri veloci. E così che nel corso della Seconda Guerra Mondiale la cavalleria fu utilizzata principalmente nelle colonie, nei Balcani in funzione anti e in Russia, come vedremo. Ora apro un piccolo discorso a parte sulla cavalleria coloniale, che era composta in Libia dai savari, che era la cavalleria di linea, 7 squadroni in Tripolitania, 5 in Cirenaica, poi dagli spahi, cavalleria irregolare quattro Gruppi squadroni in Tripolitania e infine i Mearisti, cioè i cavalieri montati su dromedari, organizzati in quattro squadroni di Mearisti in Cirenaica e sette gruppi sahariani in Tripolitania. Mentre invece, nell'Africa orientale italiana, la cavalleria coloniale era inizialmente composta da due squadroni, le cosiddette Penne di Falco, in Eritrea. Che poi con la conquista dell'impero e la grande espansione delle forze coloniali italiane, arriveranno a formare ben 16 gruppi di squadroni: 6 nello Shoah, 3 in Eritrea, 4 in Amara, 2 in Harar e 1 in Gallassidamo, quindi divisi nei vari governatorati, più diverse bande regolari, quindi distinte dagli Ascari, che invece erano le truppe coloniali regolari. Ma sempre ovviamente reclutati dagli indigeni, così come appunto i savari libici. L'unico reparto di cavalleria nazionale era il gruppo Squadroni Nazionali d'Africa Cavalieri di Neghelli, formato con elementi del Genova Cavalleria e dei Lancieri d'Aosta, quindi due squadroni di cavalleria più uno squadrone di carri veloci. La cavalleria italiana e coloniale si batté appunto con onore nel corso della campagna. Cui I britannici conquistarono l'Africa Orientale Italiana, in particolare la battaglia di Gordate il 1 gennaio del 1941, ci fu l'ultima carica contro i carri armati da parte di uno squadrone del gruppo Bande Amara a cavallo guidato da Renato Toni. mentre Il gruppo nel suo insieme era comandato da Melio Guiet, che poi, a cavallo, guidando appunto queste bande regolari, proseguirà per anni la guerriglia. Contro i britannici anche dopo la caduta dell'impero, la partecipazione caricherò... italiana alla campagna di Russia fu una decisione presa da Mussolini per ragioni eminentemente politiche, perché i tedeschi avevano inviato rinforzi agli italiani in Nordafrica, nel Mediterraneo. Li avevano salvati da un'ignominiosa figura in Grecia e inoltre persino Romania e Ungheria, alleati minori dell'Asse, avevano inviato consistenti forze sul fronte orientale. Quindi il Duce riteneva che fosse fondamentale esserci anche per l'Italia in particolare in vista della fine della guerra e della spartizione degli enormi territori sovietici. Per questo motivo che viene creato il 10 luglio del 1941, quindi subito nelle prime settimane dell'invasione, il corpo di spedizione italiano in Russia, lo Xir, che era un corpo d'armata autotrasportabile, cioè non c'erano abbastanza automezzi per renderlo un vero corpo motorizzato, ma l'idea di fondo era quella. Era guidato dal generale Giovanni Messe, giovane e promettente. È costituito dalla nona divisione di fanteria Pasubio, 52esima divisione di fanteria Torino, la terza divisione celere, Principe Medeo Duca d'Aosta, a cui sono stati aggiunti la 63esima legione camicie nere d'assalto tagliamento, che era motorizzata, e un comando d'aviazione, in totale erano 62.000 uomini con 83 aerei, 220 cannoni, 92 anticarro. Da 47 mm, 4600 animali da soma o da sella e 5500 automezzi. Prima unità a entrare in linea è la Pasubio, che già ad agosto è schierata sul bug. Finché all'inizio di settembre l'intero corpo è in linea lungo il fiume Nepre, partecipa alle battaglie per il passaggio del fiume, in particolare a Pedrikovka e ottobre avanzano nel Donbass, tra l'altro combattendo in quegli stessi luoghi che adesso sono agli onori delle cronache per il conflitto russo-ucraino, a Nikitovka, Horlivka, Stalino, che poi sarebbe Donetsk, che appunto viene occupata dagli italiani. L'inverno viene trascorso lì sul luogo, anche respingendo alcuni limitati contrattacchi sovietici. A primavera 42, Mussolini, visti i risultati tutto sommato positivi dell'Oxir, decide di rilanciare ed espandere il suo contributo a un'intera armata. Anche qua non senza uno certo scetticismo da parte dei comandi tedeschi. Comunque sia, l'Oxir diventa il 35 corpo d'armata e viene incorporato nell'Armir, armata italiana in Russia o anche ottava armata italiana. E Messe viene sostituito nel comando da Italo Gariboldi, anche perché il giovane generale in ascesa aveva destato un po' di invidie, e di antipatie presso le alte sfere del regio esercito. E l'armir comprende quindi anche il secondo corpo d'armata, formato da divisioni di fanteria, cosseria, sforzesca e ravenna. Il corpo d'armata alpino, con le divisioni Cunense, Iulia, Tridentina, che originariamente era dovuto essere inviato nel Caucaso come Plausibile per delle truppe specializzate per la guerra in montagna, ma poi si trovarono appunto impegnati nelle pianure del Don. E in più la divisione Vicenza, due raggruppamenti di camicie nere: 23 marzo e 3 gennaio, la legione croata, formata appunto da soldati dello stato indipendente di Croazia, e il battaglione alpini-sciatori Monte Cervino. In totale. Parliamo di 230.000 uomini, di cui 150.000 saranno schierati in prima linea, con 16.700 automezzi, 1.150 trattori d'artiglieria, 4.500 motomezzi, 25.000 quadrupedi e circa 940 cannoni, tra i quali 297 erano pezzi anticarro da 47 mm, i quali erano un po' insufficienti di fronte a ai carri armati sovietici, quindi vengono rinforzati con altri 54 anticarri tedeschi di calibro 75. In più la partecipazione italiana prevede anche l'invio della quarta flottiglia MAS che opera sul Mar Nero e poi la decima flottiglia MAS sul Lago Ladoga, ma in generale le forze italiane sono tutto armate con il meglio di cui l'Italia possa disporre in quel momento, quindi non sono propriamente inviati allo sbaraglio. Il problema è che l'Italia aveva dei limiti materiali anche abbastanza evidenti. Tra l'altro, è proprio nella campagna di Russia che nasce il mito dell'italiano brava gente che non è infondato nel contesto, perché gli italiani si trovarono a essere impegnati praticamente solo in prima linea e in un'area dove la guerriglia partigiana era tutto sommato trascurabile e quindi non ebbero neanche occasione di commettere dei crimini di guerra e anzi rispetto ai tedeschi tutto sommato facevano un'ottima figura, ecco quindi in quel contesto, che poi è stato indebitamente esteso anche ad altre realtà molto più problematiche, non era sbagliato fare un discorso di questo tipo. ritenuto utile includere i documenti audiovisivi d'epoca e naturalmente sono i servizi di propaganda dell'Istituto Luce che però mostrano fattivamente quello che era l'impiego operativo delle forze di cavalleria sul fronte russo. La nostra cavalleria all'inseguimento del nemico che tenta di scanciarsi dalla morsa delle armate dell'Asse corrispondenza cinematografica dei nostri operatori al seguito dell'armata italiana in Russia. Questo filmato d'epoca mostra chiaramente qual era ormai l'uso tipico della cavalleria. Per seguire, grazie alla propria mobilità, le forze nemiche in ritirata, a contatto con le retroguardie rosse costrette ad impegnarsi. Ma anziché caricarle, smontare da cavallo e ingaggiarle a distanza con armi leggere pesanti. Quindi o un impiego operativo non autonomo ma combinato con le altre forze, motorizzate o appiedate, oppure logistico, come si può vedere da queste immagini. Momenti dell'avanzata. Un gruppo di batteria a cavallo è incaricato della distruzione di nuclei di resistenza. Il terreno è ideale per la manovra di queste batterie, che prendono posizione al galoppo. E lo stesso discorso vale anche, come potete vedere, per l'artiglieria a cavallo, cioè nella quale non erano ipotrinati soltanto i pezzi, ma tutto il personale li era montato, cosa che costruiva una grande mobilità e in particolare in un contesto le strade erano poche, lavorate da colloca, i pezzi completamente motorizzati risultavano comunque sbartaggiati. Più volte vedere pezzi che vengono trainati rapidamente in prossimità del combattimento altrettanto rapidamente montati in modo da poter dare una attiva, le un sostegno tattico alle unità impegnate in prima linea. Ovviamente una batteria d'artiglieria non si compone soltanto dei cannoni che sparano il comando, le salmerie. A fianco del gruppo s'apposta un plotone mitraglieri per protezione. E questo fuoco d'artiglieria che vi state vedendo fornisce da copertura all'avanzata di altre forze celeri. sotto la protezione dell'artiglieria. Come potete vedere, la Festa, Le Piume, si tratta dei messagieri, sono i parchi celeri con eccellenza dell'esercito italiano, sia a piedati che su motocicletta, e che costituivano l'altra componente insieme alla cavalleria e ai blindati delle tre divisioni celeri di cui abbiamo parlato. Da raggiungere e da ripulire è questo villaggio, Ivanovka. Mentre l'artiglieria e i mortai picchiano, i celeri avanzano a spalzi sul terreno scoperto, incuranti della reazione bolscevica. E qui siamo nell'estate del 42, durante l'avanzata dell'As verso Stalingrado, e Ivanovka è un piccolo centro nel Donbass, a sud della città di Lugansk, per perché... intenderci. Abbiamo allungata un po', ma questo è il contesto utile per comprendere le circostanze in cui si è svolta la battaglia di Sbushensky. La carica di Sbushensky ha luogo nel contesto della prima battaglia difensiva del Don, cioè quando i tedeschi stavano avanzando su Stalingrado. L'ottava armata italiana proteggeva il loro fianco sinistro lungo il fiume Don. E già il 13-18 agosto i sovietici avevano compiuto delle puntate offensive per testare il fronte italiano prima di attaccare. Il 20 agosto, cercando di sfondare tra l'armata italiana e quella tedesca, in particolare nei pressi di Serafimovic dove avevano stabilito una testa di ponte a sud del fiume. Qui la sforzesca era stata costretta a ritirarsi, poi era intervenuta la divisione Celere, anche altre unità, e in generale i sovietici erano stati respinti, sia pure a prezzo di gravi perdite. Si parla di circa 2.600 morti e dispersi, 4.200 feriti da parte italiana. E inoltre erano rimaste teste di ponte sovietiche a Serafimovic, e a il che attestava la vulnerabilità comunque dello schieramento italiano. A questa battaglia ha partecipato anche la Cavalleria Italiana, che ormai era riunita nell'argruppamento a cavallo Barbò, dal nome del generale Guglielmo Barbò di Casalmorano, due medaglie d'argento al valore, poi partigiano liberale morto nel campo di concentramento tedesco di Flossenburg, che comprendeva la Savoia Cavalleria e i lancieri di Novara, e l'artiglieria a cavallo. E infatti già il 22 agosto c'era stata una carica dei lancieri di Novara nei pressi di Agrodni al comando del colonnello Carlo Pagliano. E Savoia si trova invece a operare presso i Sbusenschi che potete vedere eh, dalla cartina e questa piccola località tra la zona di Agrodni e Cevotareschi dove era schierata la Sforzesca e il Don, secondo il censimento russo del 2010, ha 14 abitanti, quindi veramente un gruppetto di case che parte del distretto di Serafimovic all'interno dell'oblast di Stalingrado. La battaglia fu di fatto uno scontro a livello reggimentale. Da una parte, appunto, abbiamo il Savoia Cavalleria con 700 cavalieri, appoggiati da una sezione del secondo gruppo del Reggimento Artiglieria a Cavallo e dall'altra parte abbiamo tre battaglioni dell'812 Reggimento di Fanteria formato da truppe siberiane che a loro volta erano parte della 304 divisione di fanteria ed era guidato da Serafim Petrovich Merkulov il comando di circa 2500 fanti. Il Savoia invece era comandato dal colonnello. Alessandro Bettoni, Conte Cazzago, nato nel 1892, figlio di un senatore bresciano, un aristocratico che si era distinto già con la Croce di Savoia, una medaglia d'argento, e due medaglie di bronzo del 1518. La seconda medaglia d'argento l'avrebbe ottenuta proprio a Sbuschensky e in più era un noto atleta che ha partecipato a 65 concorsi internazionali e 141 concorsi nazionali nell'ambito dell'Ipica. La dinamica dello scontro è abbastanza semplice, la pattuglia italiana va scoperta, viene sorpresa dal fuoco sovietico, replica l'artiglieria italiana e quindi i sovietici si rendono conto di essere un po' troppo vicini e decidono di arretrare e proprio in questo momento critico Bettoni decide di caricare, su suggerimento dell'aiutante maggiore Pietro De Vito Piscicelli di Collesano, Scarta l'idea di una carica completa dell'intero reggimento e attacca soltanto con il secondo squadrone, comandato dal capitano Francesco Saverio de Leone, qui si aggiunge il maggiore Dario Manusardi, armato di fustino e sul cavallo da concorso del generale Barbò, il quale secondo squadrone attacca, colpisce sul fianco, poi con una seconda carica ritorna verso le linee italiane e a questo punto fa subito seguito il quarto squadrone, che però attacca a piedato, comandato dal capitano Silvano Abba, istriano di Rovigno, bronzo nel pentathlon moderno alle Olimpiadi di Berlino, dove compie il saluto militare e non a braccio teso, e che cade in combattimento ottenendo la medaglia d'oro alla memoria. E infine replica il terzo squadrone, che carica a cavallo con il Capitano Francesco Marchio e il maggiore Alberto Linda Montignani che cade combattendo insieme al soltanto maggiore Emilio Ragazzi. Per cui i sovietici rimangono scompaginati nella loro ritirata e sono costretti a fuggire con perdite piuttosto gravi. Si parla di 32 morti italiani. E 52 feriti a cui devono aggiungersi un centinaio di cavalli fuori combattimento la parte sovietica le stime danno 150 morti 300 feriti 600 prigionieri però non sono dati molto precisi e dipendono dal fatto che la cavalleria aveva proprio colto questi battaglioni fuori dalle loro posizioni infatti i rapporti sovietici a 304 divisione, stimano 500 perdite italiane e per l'intera divisione in quel giorno contano 184 morti e 82 feriti. A livello tattico è una carica eseguita a regola d'arte con perdite basse. Viene occupato l'obiettivo prefissato a quota 213,5, non vengono inseguiti i sovietici in ritirata per evitare. Maggiori perdite, ma ad ogni modo si guadagna un intero giorno di tempo per consentire alla divisione sforzesca e a di riprendersi dalla sconfitta subita nei giorni precedenti. Ad ogni modo, subito viene colto l'effetto propagandistico, addirittura pare che alcuni ufficiali tedeschi abbiano commentato: A noi queste cose non le sappiamo più fare. E nei giorni successivi, una troupe dell'Istituto Luce. Fece ripetere la carica alle unità del reggimento in modo da poter girare le immagini. Anche se abbiamo qualche foto originale, cioè scattata proprio sul momento, ma è scattata da lontano e si vede ben poco, naturalmente. Addirittura il colonnello Bettoni che avrebbe inviato al re un. Telegramma molto laconico: il Savoia caricato, il Savoia vinto, sarebbe rimasto negli anni successivi un po' scocciato dalla retorica usata dai giornalisti e dai propagandisti dell'epoca. In ogni caso, il Savoia Cavalleria ricevette la medaglia d'oro. Allo stendardo e in più furono concesse altre due medaglie d'oro alla memoria, due ordini militari di Savoia, 54 medaglie d'argento, 50 medaglie di bronzo, 49 croci di guerra, nonché diverse promozioni, quindi furono ampiamente premiati dai comandi. al cielo, velocità che gonfia il cuore. Ad essere Pignoli, però, la carica di Sbushensky è l'ultima. Contro reparti regolari, perché poi, qualche mese dopo, il 17 ottobre del 42, a Poloi, vicino Karlovac, in Croazia, il XIV Reggimento Cavalleggeri Alessandria, che apparteneva alla prima Divisione Celere Eugenio di Savoia ed era comandata dal colonnello Antonio Imone Cat, si troverà coinvolto su malgrado in un episodio simile. In particolare, la colonna italiana di cui faceva parte reggimento che stava dirigendo sulla località di Periasica dopo una serie di operazioni antipartigiane si trovano a essere circondati con la strada sbarrata da unità partigiane trincerate e armate con mitragliatrici mortai quindi comunque non un ostacolo propriamente facile e in questo frangente i generali i Mazza e Lomaglio decidono di utilizzare questo reggimento di cavalleria che carica in, al completo in perfetto ordine a Losanga uno squadrone avanti, uno a destra, una a sinistra, uno dietro quarto squadrone con l'artiglieria. E dopo una serie di cariche contro ben tre posizioni fortificate dei partigiani riuscirà a spuntarla e a permettere il passaggio la mattina dopo perché ormai era caduta la notte delle forze italiane tuttavia subendo perdite molto pesanti per i 760 uomini si calcola che i morti siano stati 71 secondo alcuni 129 secondo altre fonti 160 cavalli persi 70 feriti e in particolare perdite tra gli ufficiali e l'artiglieria, tant'è che saranno poi attribuite 12 medaglie d'argento al loro militare, ma l'episodio avrà meno rilevanza rispetto a quello di Sbushensky. Circola la frase attribuita a Tito, abbiamo avuto l'onore di scontrarci con i cavalleggeri di Alessandria, ma mi sembra veramente veramente molto falsa, nel senso che non mi pare proprio il contesto in cui si rendeva l'onore delle armi all'avversario, vista la ferocia impiegata da entrambe le parti. Quanto i reparti italiani e russi vengono poi coinvolti in quella che è chiamata la seconda battaglia difensiva del Don, l'armir era schierato lungo le rive del fiume tra l'altro tra la seconda armata ungherese e la terza armata romena, visto che i due paesi, pur essendo formalmente alleati, avevano forti contrasti di tipo nazionalistico, ma anche territoriali, ed era composto ormai di quattro corpi d'armata, quello alpino, secondo, 29 ventinovesimo corpo tedesco, tutto sommato ben trincerato, ben armato per gli stanni italiani, e in più sostenuto da alcune divisioni tedesche di rinforzo. Il 19 novembre, però, i sovietici lanciano l'operazione Urano, con cui viene distrutta la terza armata romena e la sesta armata tedesca si ritrova accerchiata a Stalingrado. E questo costringe i tedeschi a ritirare le loro forze dal settore italiano per cercare di tamponare il danno e anzi. Di lanciare un contrattacco per riallacciarsi con le forze isolate a Stalingrado. È in questo frangente che nel 16 dicembre i sovietici si fanno scattare l'operazione Piccolo Saturno che dopo tre giorni di duro combattimento, costringe l'Armir a ritirarsi ed è subito un disastro, in particolare il 35. Il 29 corpo sono praticamente distrutti, il secondo, nonché il raggruppamento di cavalleria, riescono a ritirarsi, sia pure a prezzo comunque di gravi perdite. Mentre invece il corpo d'armata alpino, ancora per un mese, rimarrà sul fronte finché con l'offensiva Ostrogors-Rossos sarà anch'esso circondato e tendenzialmente distrutto. Parte reparti eh, che riusciranno a rompere la sacca Nikolaevka, per cui a fine di gennaio, dei 230.000 uomini dell'armir, 85.000 sono morti o prigionieri o dispersi, altri 30.000 feriti o congelati, sono morti l'80% dei quadrupedi. E dall'80 al 100% l'equipaggiamento pesante, armi e veicoli è andato perso, per cui le forze italiane vengono proprio ritirate dal fronte russo e finisce qui questa tragica e sconsiderata esperienza. Nel frattempo, meglio tardi che mai, era stato fatto qualche progresso nell'ambito della meccanizzazione, tant'è vero che già nella primavera del 43 i cavalleggeri di Lodi combatteranno in Tunisia equipaggiati con autoblindo e carri leggeri. E ancora l'armistizio coglierà le porte di Roma. La divisione corazzata Ariete 2, formata da reggimenti di cavalleria, lancieri di Vittorio Emanuele, lancieri di Lucca, lancieri di Montebello, e forniti di blindati e altri mezzi meccanizzati, si batteranno con i tedeschi prima di disperdersi. Così come i cavalleggeri di Sardegna, negli stessi giorni, pur essendo una formazione montata, contribuiranno alla ritirata dei tedeschi dall'isola. E ancora c'è chi dice che l'ultima carica in realtà sarebbe quella del Nizza Cavalleria contro i tedeschi, ma gli uomini del Nizza erano stati sostanzialmente disarmati e quindi avevano utilizzato i cavalli per farsi strada eh, tra i tedeschi e poter poi fuggire dalla deportazione e disperdersi, ma insomma non era una carica in armi. E quanto a Savoia invece guidato dall'aiutante maggiore pietro de Vito Piscicelli di Collessano il 12 settembre in perfetta formazione da somma lombardo si dirige in Svizzera dove viene internato continua ad addestrarsi e quindi rimangono fuori dalla guerra civile tranne il comandante cioè il colonnello Alessandro Bettoni, Conte Cazzago, che prende subito contatti con la resistenza bresciana, in particolare fondando le Fiamme Verdi, cioè i reparti cattolici, monarchici. E tant'è vero che lui nel 46, quando scioglieranno l'unità, manderà la bandiera del reggimento con tutte le decorazioni al re Umberto II in esilio. E siccome rifiuterà di giurare fedeltà alla Repubblica Italiana, sarà congedato dall'esercito. Parteciperà alle Olimpiadi di Londra nel 1948 e poi morirà nel 1951. Se alla mia forza non credete, io ve la Come potete vedere da queste immagini sì, è stato fatto un film sulla battaglia di Libushensky, intitolato Carica eroica, regista Francesco De Robertis, l'anno 1952, e tra gli altri partecipano anche Domenico Modugno, il cantante, e Gigi Reder, che è ragione Arfilini di Fantozzi e tendenzialmente è un po' la solita storiella italiana con i soldati che sono tutti uguali persone lontane da casa, fanno amicizia alla popolazione locale dopo tutti i contrasti. Poi c'è la storia d'amore tra il soldato italiano e la donna del luogo. C'è l'alleato tedesco cattivo che disprezza l'oro degli italiani, ma allora questi nel finale fanno una volta carica di cavalleria, e così dimostrano di essere veramente valorosi. Insomma, è tutto molto oleografico naturalmente. Nel dopoguerra l'Italia ha quattro reggimenti dragoni, cinque di lancieri e cinque di cavalleggeri, e ovviamente sono distinzioni puramente nominali, che poi, anche con l'aiuto alleato, la cavalleria viene meccanizzata completamente, in parte convertita in unità corazzate equipaggiate con cori armati, e in parte in fanteria meccanizzata. Soltanto nel 1991, tutte le unità di cavalleria Qui nel frattempo tra 79 e 95 vengono sciolti altri 5 reggimenti, e vengono fornite di autoblindo cacciacarri B1 Centauro, quindi mezzi blindati su ruota, che gli consentono di avere un ruolo intermedio tra la fanteria meccanizzata e le forze corazzate vere e proprie. E il primo giugno del 1989 viene finalmente compiuta una riforma dell'arma di cavalleria la quale viene ripartita in nove reggimenti di cavalleria di linea, che sono i quattro storici, primo Nizza Cavalleria, secondo Piemonte Cavalleria, terzo Savoia Cavalleria, quarto Genova Cavalleria, poi il quinto Lancieri di Novara, sesto Lancieri di Aosta, ottavo Lancieri di Montebello, che a distanza Roma e ha ancora una componente montata, e poi il quindicesimo cavalleggeri di Lodi e il diciannovesimo cavalleggeri Guide, a cui si aggiungono quattro reggimenti di carristi, perché la specialità carrista viene incorporata all'arma di cavalleria. Qui abbiamo il primo reggimento corazzato, che è quello che gestisce il poligono Capoteulada, e poi il quarto, il trentaduesimo e il centotrentaduesimo reggimento Carri. E per pochi anni alla cavalleria di linea, e ai carri si aggiunge a cavalleria dell'aria, quella equipaggiata con elicotteri d'assalto, che consiste di 5 reggimenti, più altri 4 di sostegno. Che però nel 2003 andrà a costituire l'aviazione dell'esercito, che è inquadrata nell'omonima brigata, nonché nella brigata aeromobile Friuli. E inoltre è ancora attivo il reggimento artiglieria cavallo, che però fa parte dell'arma d'artiglieria. E a livello di grandi unità. Esiste la Brigata di Cavalleria Pozzolo del Friuli, così come esiste la Brigata Corazzata Ariete, che insieme alla Brigata Aeromobile Friuli e alla Brigata Carlotisti Folgore fa parte della Divisione Vittorio Veneto, ossia il Comando Forze Operative Nord. Ma in generale, appunto, i reparti di cavalleria oggi come oggi sono divisi nelle varie brigate operative. Dove ricoprono un ruolo sostanzialmente di elemento esplorante, grazie anche alla possibilità di compiere ricognizione in forze con mezzi blindati, ma più leggeri rispetto ai carri armati, la battaglia. Inoltre, anche l'arma dei carabinieri ha sempre avuto una propria componente di cavalleria, e del resto nasce proprio come reparto a cavallo. E i carabinieri a cavallo sono stati impiegati ancora negli ultimi decenni per la gestione dell'ordine pubblico. L'episodio più famoso probabilmente è il 6 luglio del 1960 nell'ambito delle proteste contro il governo Tambroni, in cui Raimondo L'Inzeo, oro olimpico, comandò una carica a Porta San Paolo contro un corteo antifascista che comprendeva diversi parlamentari socialisti e comunisti. Oggi c'è ancora il Quarto Reggimento Carabinieri a cavallo nonché il Reggimento Corazzieri che costituisce la Guardia personale del Presidente della Repubblica e Savoia. Beh, era stato sciolto ma subito nel settembre 46 riformato come Gruppo Esplorante Terzo Cavalieri, poi meccanizzato nel 1948 come Terzo Gruppo Cavalleria Blindata Gorizia Cavalleria, che nel 50 era stato elevato a reggimento. E infine, nel 1958 aveva acquisito la denominazione storica di Terzo Reggimento Savoia Cavalleria, anche se tra il 1975 e il 1992 era noto come Terzo Gruppo Squadroni Corazzato Savoia Cavalleria. Dal 1995 è di stanza a Grosseto e dal 2013 fa parte a tutti gli effetti della Brigata Paralutisti Folgore, uno dei reparti d'élite dell'esercito italiano. È articolato su cinque squadroni lo squadrone comando, il primo squadrone esplorante Abba, specializzato nella Range Surveillance, secondo squadrone esplorante Marchio, terzo squadrone esplorante De Leone e quarto squadrone Blindo Pesanti Manusardi, tutti i nomi degli ufficiali che avevano guidato la carica di Sbushensky e ancora oggi la festa del reggimento è proprio il 24 agosto. Quindi è un evento che ha segnato per sempre la storia di questa unità, che pur ha avuto un passato glorioso, come abbiamo visto. In conclusione, come abbiamo visto, la carica di Sbucenski ha avuto un grande valore eroico, ma un impatto minimo. Sul piano tattico e nullo a livello strategico, anche perché ribadisco che parliamo di qualche migliaio di uomini impegnati in un contesto in cui si muovevano e combattevano milioni di soldati. E infatti la storiografia ha abbastanza trascurato questo episodio, al punto da lasciar supporre qualcuno che eh, si trattasse di un'invenzione della propaganda bellica italiana. Ma in realtà, noi. Abbiamo non soltanto le relazioni ufficiali come quella del generale Barbò, sulla base della quale poi il regio esercito aveva concesso le decorazioni, ma anche tutta una serie di testimonianze da parte di partecipanti, dagli ufficiali fino ai soldati semplici, ancora recentemente sono state trovate delle foto scattate in quell'occasione. Ma soprattutto uno scontro a quota 213 è menzionato nei rapporti ufficiali della 304esima divisione sovietica ma ad ogni modo è un episodio che mostra però qual era la retratezza effettiva della cavalleria italiana che poteva ormai essere impiegata soltanto in alcune situazioni e aveva un ruolo decisamente di nicchia e Sbushensky fu un episodio felice perché tutte le circostanze erano tali, a partire dal terreno, dalla situazione precaria del nemico che stava arretrando, per conseguire una vittoria tattica a un prezzo relativamente ridotto in termini di vite umane, a differenza per esempio di Poloi, dove le perdite furono molto più sostenute. L'episodio, comunque, ci induce a due riflessioni. La prima è sul contrasto che segna la storia delle forze armate italiane e specialmente durante le guerre mondiali che furono il momento in cui fu richiesto uno sforzo veramente titanico trattandosi di conflitti globali e di vere e proprie guerre di materiali e l'Italia si distinse proprio per il contrasto appunto tra un forte valore individuale o di singoli reparti da un lato e dall'altro un'insufficienza generalizzata a livello sistemico, non soltanto nella retratezza tecnica in alcuni settori e in generale nei limiti dell'industria italiana di fronte a quella delle altre grandi potenze. Ma anche, per esempio, nella cultura strategica dei comandi italiani, per non parlare poi delle inefficienze del sistema logistico. E limiti che in parte erano insuperabili, vista la situazione dell'epoca. Abbiamo detto, l'Armir fu equipaggiato con il meglio che l'industria italiana poteva comunque mettere a disposizione, e tuttavia, fu insufficiente particolare di fronte all'Armata Rossa che era una componente corazzata molto forte come si vedrà poi nelle offensive del 42-43 e l'altra riflessione invece è di tipo storiografico la battaglia di Sbushensky con il suo contrasto tra il suo valore riconosciuto dalla cultura popolare italiana, dalle tradizioni militari del nostro esercito e la sua scarsa importanza a livello storico attestano che sbagliano quelli che hanno una visione positivista della storia come semplice ricostruzione oggettiva e scientifica dei fatti. Certo, è ovvio che gli eventi vanno ricostruiti sulla base delle fonti e dei dati a disposizione, non si possono inventare, è chiaro. Tuttavia, però, bisogna capire chi decide quali fatti sono importanti, quindi anche persone diverse, in epoche diverse, in contesti diversi, possono attribuire un peso differente allo stesso evento. In particolare quando si passa dalla semplice ricognizione storica delle fonti alla storiografia, quindi alla scrittura delle opere storiche, diventa ancora più importante il ruolo dell'interpretazione, del pensiero, dello storico, della scelta degli eventi da includere, del significato da attribuire a questi eventi. Quindi piaccio meno, è ineliminabile una riflessione di questo tipo, che esula dalla semplice conoscenza storica per approdare all'ambito filosofico. Riguardo alla bibliografia finale, come sempre, occorre un po' distinguere tra eh, tutta quella letteratura memorialistica o addirittura giornalistica e poi invece le opere scientifiche, che però in genere arrivano un po' dopo anche in base alla disponibilità delle fonti archivistiche e trattandosi di questioni militari, in genere vengono desecretate e o rese disponibili al pubblico con un certo ritardo rispetto agli eventi. A livello di memorialistica il testo chiave è quello di Lucio Lami, Isbushensky l'ultima carica, pubblicato nel 70, l'autore è un giornalista, ma raccoglie molte le testimonianze di chi partecipò, a quegli eventi quindi anche solo per questo è molto interessante così come anche di Giorgio Vitali Trotto Galoppo Caricat storia del raggruppamento Truppi a cavallo russia 1942-1943 che allarga lo sguardo all'intero reparto e include anche la relazione del comandante della brigata il generale Guglielmo Barbolica Salmorano proprio sui fatti di Spusensky così come anche qua un po' datato, ma comunque un'opera ponderosa in due volumi di Aldo Valori, La campagna di Russia 1941-1943, che fu pubblicato tra il 50 e il 51. Allargando il discorso sulla cavalleria italiana, non è che abbia trovato molto. C'è un libretto di Roberto Geminiani, Cavalleria italiana dalle origini ai giorni nostri, c'è nel succitato Giorgio Vitali Cavalli Cavalieri, così come di Gianfranco Comai Il cavallo nel regio esercito italiano, nella cavalleria italiana, che quindi si concentra sull'animale. E infine eh, Marziano Brignoli ha scritto Savoie bon Nouvelle, la storia del reggimento Savoie Cavalleria. E infine, passando alla letteratura scientifica. Che per i motivi che abbiamo esposto, non si concentra tanto su un singolo episodio, ma fornisce un quadro generale della partecipazione italiana al fronte orientale, a partire da quello che è un po' il testo tra virgolette ufficiale, almeno per quanto riguarda le fonti militari italiane, sull'argomento, cioè quello curato dall'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, le operazioni l'unità le unità italiane al fronte russo 1941-1943 è stato pubblicato ormai una trentina trent'anni fa. A questo si aggiunge di Giorgio Scottoni l'Armata Rossa e la disfatta italiana 1942-1943, il quale si avvale ampiamente delle fonti sovietiche, quindi ci offre la possibilità di vedere questi eventi anche dalla prospettiva del nemico. E infine Thomas Schlemmer Invasori non vittime, la campagna italiana di Russia 1941-1943. Testo che ha un titolo infame, non tanto perché non sia letteralmente vero, è chiaro che gli italiani erano in Russia come invasori, nessuno ha mai sostenuto il contrario, tranne forse propaganda di guerra. Ma il punto è che l'autore, uno storico tedesco dell'Università di Monaco di Baviera, è quindi influenzato da questa prospettiva che è passata da un certo giustificazionismo nei primi decenni del dopoguerra a una demonizzazione sistematica di tutto quello che ha fatto la Germania prima di diventare la Repubblica federale. Ecco, infatti l'intento dichiarato dell'autore di Schlemmer è quello di smentire un po' il mito dell'italiano buono e del tedesco cattivo. Che però, come abbiamo visto, non è del tutto infondato, specialmente nel contesto specifico del fronte russo, e quindi dimostrare dal suo punto di vista come anche la partecipazione italiana, al di là di tutta la letteratura che ha messo l'accento sulle sofferenze subite dai nostri soldati, fosse in realtà perfettamente organica al progetto genocida e imperialista di Hitler nei confronti dell'Unione Sovietica e della sua popolazione. Quindi, sicuramente apporta nuovi contributi al dibattito scientifico, ma invito tutti a tenere conto comunque di questo approccio piuttosto ideologico. E in ultimo, ma non meno importante, vorrei spendere due parole su uno dei protagonisti di questa storia, che è il cavallo, senza il quale non esisterebbe la cavalleria. E soprattutto la vicenda di Albino, che era un Puledro nato nel 1932, acquisito, per conto del Savoia Cavalleria destinato al secondo squadrone sotto la cura del conduttore sergente maggiore Giuseppe Fantini, medaglia d'argento alla memoria proprio in Sbushensky. E anche Albino rimase ferito a un occhio e una zampa, fu così rimpatriato in Italia dove fu venduto. E Poi, dopo la guerra, in occasione di un raduno di reduci proprio a Somalombardo nel 1946, fu riconosciuto, riacquistato dall'unità come mascotte e addirittura ottenne un vitalizio da parte dello Stato. Che ricevette finché non morì di vecchiaia, ormai il 21 ottobre il 1960, e allora fu imbalsamato e da quel momento è custodito nel Museo Reggimentale oggi è Grosseto e vorrei leggervi la pergamena che accompagna il corpo di Albino. Io sono Albino, nato nel 1932, assegnato da Puledro al Reggimento Savoia Cavalleria III, ho imparato a essere orgoglioso, generoso e coraggioso, come tutti i cavalli e i cavalieri che hanno avuto l'onore di servire questo reggimento fino dal 1692. Il mio occhio cieco conserva luminosa l'immagine del glorioso stendardo. La mia gamba lancina per la ferita e la guerra, orgoglio di combattente. Le mie orecchie odono sempre la tromba del Caricat e il grido incitatore degli squadroni al galoppo verso la morte, la gloria e la vittoria. La mia groppa porta ancora la sella fardellata ed in arcione sempre Fantini. Il sergente maggiore, che, colpito a morte, tenne la punta della sciabola verso il nemico in fuga. La mia memoria vive del ricordo di tutti gli eroici cavalieri che nella leggendaria carica di Sbushensky scrissero col sangue la più bella, la più gloriosa pagina di storia della cavalleria di tutto il mondo. Ringrazio il reggimento Gorizia Cavalleria III per avermi concesso di trascorrere la vecchiaia nella scuderia del mio colonnello Bettoni, comandante di Sbushensky, ed auguro buon nouvel al reggimento e allo standardo dei suoi cavalli corazzati. Albino, mutilato, ferito e reduce del castello. Ciao!